Pescara punta a far bene. Io l'ho già ripetuto, i proclami, con i proclami, l'ho detto ieri, sì, solo in Italia solo le elezioni si possono vincere con i proclami. Parlare poco, lavorare tanto, stare a testa bassa e cercare di far punti, questa è l'unica cosa che conta. Poi tutto il resto, da parte mia, non lo sentirete mai, perché gli obiettivi si raggiungono solo con il lavoro, non parlando. Questa è la realtà. Io credo che è venuta fuori una partita non facile per entrambe le squadre, una partita giocata con intensità, una partita che le squadre non è venuto fuori un calcio sicuramente spumeggiante, ma perché la posta era alta, non c'è stato l'episodio che poteva rompere certi equilibri, e quindi sono quelle partite dove credo ci sia da parte delle due squadre da essere anche soddisfatti, perché tatticamente a livello di spessore secondo me la partita è stata una buona partita. La partita è una partita sicuramente importante, è un passaggio importante, ma la considero anche una partita difficile, ma difficile anche per lo Spezia, quindi noi andiamo là convinti di poter fare un risultato importante, perché la squadra sta bene fisicamente. Il fatto che abbiamo comunque due assenze importanti non deve rappresentare sicuramente un alibi. Chi andrà in campo, o comunque cercheremo di trovare le soluzioni più adeguate per affrontare questo Spezia in casa loro. Possiamo vincere vuol dire che è una partita che rappresenta delle insidie importanti, perché il campo è un campo piccolino, loro sono una squadra che sta bene, però ripeto, noi possiamo andarci a giocare la partita assolutamente, perché abbiamo dimostrato di saperlo fare questa cosa qua. Quindi il fatto di andare a Spezia, che comunque è una squadra importante che sta facendo bene, non deve essere per noi un qualcosa di, anzi, di motivante. Ma noi siamo andati con lo stesso animo con cui siamo andati a Carpi e andremo anche a Spezia. Cioè, questa è una squadra che intanto non abbiamo nelle corde la capacità di gestire. Noi gestire non ci riesce bene, perché non siamo una squadra costruita per gestire, quindi dobbiamo andare a giocarci le partite a viso aperto. Torno un po' all'incitamento dei ragazzi che ci hanno fatto quando sono venuti qui prima di Carpi, che hanno detto: noi vogliamo solo la gente che suda, che dà tutto, a noi ci è sufficiente questo, no? Ecco, credo che questo sia insomma un pochino il miglior spot per noi, cioè quello di avere la consapevolezza di dare tutto, no?